Signore e signori, buongiorno, è prestissimo, siamo qui a Franciacorta con i kart, con Jacopo, con la pista e adesso andiamo a farci un track walk. Infatti siamo arrivati prestissimo appunto per questo, per poter fare un giro a piedi su tutta la pista, 1300 metri in cui correrò sia io e correrà anche quell'individuo là, tutti e due nel Formula 7, poi lui anche per i kartisti aerobici. E oggi sarà una gran bella gara, sarà una gran bella gara perché questo circuito a me piace, ci ho già corso, a differenza di tutti gli altri in cui ho corso quest'anno. E boh, vedremo cosa riesco a fare. Adesso però iniziamo a farci un giro qui. Dottore, venga! Andiamo. Boom boom Milano. Com'è? Cosa ne pensi di questa pista? Devo dire che è un pistone allucinante, è un aeroporto praticamente. Adesso vi faccio vedere un attimo, se entriamo nel rettilineo centrale. È un bel pistone qua, È bello grande. Te la ragnerei in faccia. Lo allora, guardate qua. Questo è il rettilineo centrale. È letteralmente enorme, cioè qualcosa di incredibile. Tra l'altro qui ci ho già corso, ma non avevo mai fatto il track walk, che è veramente veramente bello, C'è un sacco di gomma. Wow. Pensare di correre qui è incredibile, cioè pensare di arrivare qui in basso poi così col kart. Wow. Andiamo adesso verso curva 2 e niente, facciamoci questo giro. Vorrei tanto ottenere un buon risultato qui, perché forse qui non ho la possibilità, ecco, rispetto ad altri circuiti che erano oggettivamente un po' più ostili alle mie abilità, ecco, cioè non era così facile per me girare bene in quei circuiti. Qui forse ne ho più occasione. Lo scopriremo tra qualche ora, però oggi avrò prima le libere, che avrò alle 9:10, 20 minuti di prove libere, facoltativi, però voglio arrivare preparato, non voglio arrivare lì senza aver provato la pista proprio in questa giornata per capire le condizioni di oggi. Ho deciso di non lasciare nulla al caso oggi, quindi ho deciso di fare anche le libere. Le qualifiche saranno da 8 minuti e poi 22 giri di gara. Vi ricordo che l'ultima gara che ho fatto qui a ottobre era da 20 giri, quindi 22 saranno molti di più. Però, cioè, capite che in un posto del genere 22 giri li fai volentieri, ecco. Quindi adesso proseguirò col dottore il track walk e ci vediamo alle libere, quindi tra un'oretta e mezza. Esco ora per le libere. Devo riprendere subito confidenza con la pista perché devo dare il massimo nelle qualifiche, che dureranno solo 10 minuti. Ho il riferimento di Jacopo che girava in 1:08:05, che è già un buon tempo, quindi devo fare qualcosa del genere pure io. Stand up, I wanna see your face. Get your chin up like you belong in this place. We gonna train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing with. There ain't no reset button or an off switch. You gotta face your fears, you gotta scratch the itch. You gotta break through the walls and get after it. Only time will tell who's gonna make it. I promise you I'm a. Ad un certo punto ho realizzato che qualcosa non stava andando, perché sul dritto non riuscivo a prendere la scia e in più riuscivo a fare delle curve in pieno che normalmente non si fanno così. La prima ipotesi, che poi si rivelerà anche corretta, è quella che il kart non aveva motore. Qual è il problema? Questo kart numero 66 sarà anche quello che dovrò usare poi nella gara. Quindi, se dovesse rimanere in queste condizioni, la mia qualifica sarà un disastro. Sì, perché il mio miglior giro in questa sessione è stato di 1:09:03, quando i migliori giravano in 1:07 alto. So benissimo di essere in grado di fare un 8 basso, però ho bisogno anche di un mezzo che me lo permetta. Segnalata la cosa, posso solo sperare che ritirino il kart, lo sistemino e possa rientrare in pista in piena forma per le mie qualifiche. E qui Pista Rossa ha fatto un lavoro impeccabile, perché in pochissimo tempo il mezzo era di nuovo operativo e i suoi tempi erano tornati ad essere competitivi. Tutte le mie paure sono scomparse e sono entrato in qualifica con la consapevolezza di avere in mano una grandissima occasione. E la grande occasione si è concretizzata, perché ho fatto una delle mie migliori qualifiche piazzandomi in P3 a soli 45 millesimi dalla pole. Adesso niente errori nella partenza lanciata e cerchiamo di dare il massimo per tutta la gara.
Abbiamo davanti Mattia, che è un pilota molto forte, altrettanto corretto, quindi sicuramente non farà manovre pericolose in partenza. Forse mi conviene collaborare per qualche giro, a meno che non capiti l'occasione della vita per passare. Ora mi incollo a lui e appena verrà sventolata la bandiera cercherò di scattare al meglio. Sono partito molto bene, quindi mi allargo all'esterno cercando un'occasione, ma conosco questa situazione, quindi mi riporto subito dietro a Mattia. Stacco presto per non rischiare di fare incidenti, ma no, lascio aperto uno spazio, un portone incredibile, mi passano in due facendomi perdere un'infinità di tempo. Mi difendo dal terzo che riesco a tenere dietro, ma no, 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 no. Sono stupido, cioè potevo sbagliare una cosa e io ovviamente quella cosa l'ho sbagliata. Adesso sono quinto e il podio inizia a diventare complicato da raggiungere. Qui avrò una bella scia, vediamo fino a dove riesco a spingermi. Anche il pilota davanti è una scia, quindi non riesco ad avvicinarmi subito. Cerco di staccare bene ora e va bene, mi attacco. È uscito veloce dal tornantino, quindi niente chance di passare. Però penso di averne abbastanza per non farlo scappare via, quindi adesso basta errori. Quanto ho fatto meglio curva 2, ho recuperato tantissimo su tutti i piloti davanti. Quindi nei prossimi giri potrei anche ipotizzare un sorpasso in curva 5. Adesso sono costretto a staccare prima per incrociare sul pilota alla mia sinistra, ma no, si infila anche Ruggero, che manda in fumo il mio piano. Non avevo calcolato che potesse esserci qualcuno così vicino a me. Che disastro, io so di essere veloce in questa pista, però quando c'è bagarre tutti i piloti più esperti riescono a trovare il modo di fregarmi. Che poi lo vedo che quando sono da solo recupero sempre un sacco di terreno, però questa cosa va bene in qualifica, in gara serve altro. La gara è ancora lunghissima, lo vedete dalla grafica, però la partenza mi ha proprio destabilizzato. Devo ritrovare la concentrazione al più presto se voglio concludere qualcosa oggi. E ancora qui in curva 2, dove spero di guadagnare di nuovo un po' di metri, ed effettivamente ci siamo, mi avvicino ancora. Adesso giù lungo il rettilineo nella speranza che qualcuno sbagli o lasci una porta aperta come ho fatto io prima, e ancora accorcio la distanza per arrivare in curva 5. Li vedo agguerriti, forse avrò un'occasione. Mi butto dentro ora cercando di sfruttare l'uscita dalla 5 e dovrò passarli prima della doppia destra, perché sennò poi sarò troppo all'esterno, ma non penso proprio di riuscirci. E infatti ecco un altro che si infila a destra non lasciandomi neanche un centimetro della pista, e poi un altro ancora che mi ruba l'ennesima posizione. Mi sono fatto prendere troppo, devo calmarmi e iniziare a girare bene come so benissimo di essere in grado di fare. Ci vogliono giri puliti e non devo più fare certe cagate. Cenno di andare, e la cosa ha abbastanza senso, perché se lui ne ha di più non ha senso per me attaccarlo, quindi non penso che lo farò adesso. E qui davanti si stanno scannando, forse è una buona occasione per recuperare qualcosa, quindi me ne sto fuori, sacrifico l'entrata della 5 ed esco a cannone. Bam, due superati in questa curva. Adesso faccio cenno al pilota di fianco di andare per la sua strada, così non ci ostacoleremo e andremo a riprendere subito quelli davanti. Passa giusto un giro e siamo ancora attaccati a loro, che sembrano molto agguerriti e forse si daranno fastidio commettendo anche qualche errore. E infatti uno va largo e mi si apre un portone all'interno che poi diventerà esterno, ma no, 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 mi sono agganciato a lui e ho perso tutta la velocità che avevo. E adesso dovrò pure difendermi.
E già qui avevo perso tantissimo sui tre davanti. Un distacco che curva dopo curva, ma soprattutto rettilineo dopo rettilineo grazie alla scia, è aumentato di tanti metri. Fino a quando quelli davanti hanno smesso di collaborare, perdendo un'infinità di tempo e permettendomi di riportarmi a tiro. Ed è come qui di nuovo, con forse un'ultima possibilità di riprendermi quello che mi è stato tolto all'inizio della gara. Esco meglio dall'ultima curva e avrò un'occasione forse in curva 2, dove il pilota davanti ha anche qualche problemino. Potrei sfruttare questa occasione, devo anche sfruttare bene la scia, ma il suo kart tira tantissimo, non riesco ad avvicinarmi, anche perché lui ha un'altra scia ed è forse un pelo più vicino di me. Adesso curva 2, dove lui ha dei problemi, e infatti forse riesco ad avvicinarmi, sì che riesco, e sono anche uscito meglio. Adesso ci sarà un altro rettilineo giù in discesa verso la curva 5, dove sono incollato a lui. Forse una piccola spintarellina, sì, ma niente, non riesco a passare, esco bene io, esce bene anche lui. E adesso andiamo su in salita verso le due curve a destra, dove a ottobre ho fatto un sorpasso bellissimo. Oggi non riesco ad affiancarmi prima di queste curve, e non riesco ad affiancarmi neanche dopo, dove potrei provare un sorpasso folle, ma sono troppo lontano. Ancora due curve a destra, giù in discesa, avrò forse un'ultima occasione al rettilineo, al lunghissimo rettilineo, perché avrò anche una fortissima scia se riesco a uscire bene da qui. Ed effettivamente riesco a uscire bene, lui è uscito malissimo. Avrò un'occasione, devo uscire bene anche da qua, perfetto. Lui ha dovuto stringere, quindi adesso avrò una scia fortissima. Mi avvicino, mi affianco, tento la staccatona, ma no, non riesco perché la tira anche lui e poi va a chiudere. E adesso non solo questo, anche Mattia mi affianca, anche Mattia, devo tenere dietro almeno lui. E di giri adesso ne sono passati parecchi, abbastanza per permettere a Mattia di superarmi e anche di staccarmi di qualche secondo. Ma è l'ultimo giro, quindi può ancora succedere di tutto. Infatti lì davanti sono in quattro e tutti vorranno prendersi il podio. Li vedo che piano piano si avvicinano, distingo i loro movimenti e riesco a capire i loro errori, che curva dopo curva mi aiutano a riavvicinarmi. E non mi resta che fare un giro da qualifica ora, dare tutto quello che ho, rischiare tutto in questo istante, perché se solo dovesse esserci un contatto avrei tantissimo da guadagnare. Quindi giù il piede e incrociamo le dita per queste ultime curve. E il contatto davanti c'è stato, ma non abbastanza importante da permettermi di recuperare posizioni. Ora mi guardo indietro perché sento che c'è qualcosa, e infatti vedo un pilota che mi si affianca e finale al photo finish, ma arrivo davanti io e chiudo in sesta posizione. Sesta posizione che alla fine mi lascia un po' deluso, perché ero partito terzo, ma non solo. La mattina dopo la gara infatti ho pure scoperto di aver fatto il giro veloce in 1:08:0, che è un gran tempo. Quindi il potenziale c'era, ma non ho saputo sfruttarlo perché nei primi giri di gara ho fatto tutti gli errori possibili. Cosa possiamo dire quindi? Che oggi come sempre mi è mancata l'esperienza, e quella non posso farla uscire dal nulla. Purtroppo, o per fortuna, competo con gente che corre molto più spesso di me, quindi ho poco da fare se non investire di più. E questo è un bel problema, vero?